E la cassettiera però è tutta di Natascia Stefanenko. Buon pomeriggio, ma che bello stare qui con voi, con te, finalmente. Beh, finalmente ci vediamo. Veramente. La prima cassettiera. E mi aiuti? Sì. Allora, è uno, un vasetto di yogurt, secondo, terzo. Basta, ce ne sono anche altri, io direi basta, che abbiamo finito così. Comincio a capire perché. Ti piacciono questi yogurt? Ci sono di vari gusti, cioè un cucchiaino, grazie. E in realtà, sì, ho capito perché questi yogurt. Da quando sono arrivata in Italia, per la prima volta nel 92, ero impazzita per i supermercati, perché nel 91, vi spiego, nel 91 c'era il periodo molto difficile per noi in Russia, perestroika, glasnost, cambiamenti radicali, pazzeschi. E quindi non c'era niente, spesso anche non c'erano neanche prodotti nei supermercati, figuriamoci il resto. E quindi quando sono arrivata in Italia mi ha sconvolta questi supermercati, mi hanno veramente, sembrava stare in una giostra. Davvero, cioè, perché tu erano tutti i colori. 1992 non avevi mai visto un supermercato? Così no, così, cioè con pieno, non riesci a capire. Tu immagini, tu entri nel supermercato e è vuoto, completamente vuoto, sono alcuni pezzi di carne ormai verde, perché era proprio nel 91, nel 90, no, 92, tutti i russi che adesso mi ascoltano capiscono di cosa sto parlando, erano i cambiamenti pazzeschi, c'era tempi di Gorbaciov, insomma c'erano cambiamenti incredibili. E tu avevi comprato tutti gli yogurt oppure io? Allora, c'erano le scorte a casa, perché per esempio cosa a casa c'erano c'era le scorte. Ah, le scorte, scusa. Stavo pensando a 3x2, scusa. No. Allora, quindi, per esempio, se c'era il riso al supermercato, io prendevo tipo 10 kg di riso per sicurezza, che così c'era a casa. Ma lo zucchero, la pasta. È più o meno così, proprio la sopravvivenza pazzesca. Quindi quando sono arrivata qua ho visto tantissimi yogurt, tantissima scelta. Allora, tu non è che arrivavi da una famiglia che aveva ma problemi non c'entra economici. Niente. No, non c'entra niente. Vabbè, normalissima famiglia. Beh, eravamo tutti uguali. Però eravamo tutti uguali nell'ex Unione Sovietica, più o meno. E quindi vedevo gli yogurt diversi, allora prendevo 5, 6, 7, 8, poi dopo dicevo tra me e me, domani ci sarà ancora qui, non ti preoccupare. Cioè dovevo anche fare un lavoro psicologico su di me. Sì, perché, sì, perché ero traumatizzata, perché non c'era niente. Per esempio tu dici, ah, la ricetta, in Italia dici, cosa hai mangiato, amore? E tutti con la colina in bocca dicono, ah, ho mangiato questo. Da noi basta che si mangiava in quel periodo, quindi capite il contrasto era molto forte, i colori di Milano, tutte queste pubblicità, sembravo sulla giostra. Era bello. E poi grazie agli italiani che mi hanno accolta a braccia aperte. Ho fatto un concorso in Russia di bellezza, che anche lì è stata una cosa un po', insomma, casuale, diciamo, ecco, perché ho fatto in quel periodo facevo la tesi all'università, ingegneria metallurgica, insomma, era anche abbastanza impegnativo. Invece poi, per sbaglio, sono capitata in questo concorso, per sbaglio veramente, perché dicevo, per sbaglio? Perché avevo anche pregiudizi in confronto di modelle che mi sembravano tutte sceme. Ma è vero! È vero, tu parli con una sovietica. Tu che le conosciute, non è così. Cioè, se tu non studi, no, sei a priori, insomma. Sono tutte sceme le modelle, Rosanna. Adesso lontanamente non sono. Adesso dai! Vedi? Scusate, no. Io prendo le distanze. Ora perché tu sei una modella ingegnere. Cioè, vabbè. Ma prima era così. Poi uomini, adesso ne parliamo. Cioè, che mio marito è che comunque è un modello, ex modello, ma vabbè, finito. Vedi, anche la giustizia divina, hai fatto la modella e hai sposato un modello. Guardate che passerella. Natascia, tu sei di origine russa. Sì. Di dove? Mosca. Mosca. Laureata in ingegneria te. Sì. E perché fai la modella? A noi fa piacere, però è curioso, no? Un ingegnere sì, certo, che sfila. Lo so, è strano, stranissimo, perché quando due anni e mezzo fa, stavo per finire l'università, è stato un concorso Look of the Year, si chiama, Look a Mosca. Sì. E all'improvviso ho vinto questo concorso e mi ha invitato a fare la modella e poi perché no? Tu quando ti aspetti di smetterla, di finire? Devo vedere specchio. Devi vedere lo specchio. Lo specchio allora è il vero nemico. Ma come parlavo?
bravo, parlavo veramente da russa, facevo un accento da Totò praticamente. Però questo accento però è stato rimasto anche... un po'? Rimasto un po'? No dai, cioè un po' duro ma non così. Scusa, ma tu poi negli anni 90 hai condotto tantissimi programmi con quell'accento, ti vuoi rivedere tra Convention? Ah, sì, dai, Convention mi sono divertita moltissimo per tutta la vita, toccante. Il vostro lui è al telefono da un bel po' e voi non sapete con chi stia parlando. Che cosa fate? A. Tendete l'orecchio. B. Vi avvicinate con un pretesto per sentire dalla cornetta. Per esempio. Senti, caro, volevo dirti... No, non ti preoccupare, sto parlando con l'idraulico. Ah. Poi ti spiego dopo, senti. Certo. Scusate, arresta presi, dov'è? Ma faccio io, che problema c'è? Aspettate che tolgo le scarpe. Aretha Franklin! Ci siamo divertiti moltissimo. E con Fabrizio, grazie a Fabrizio, io insomma ho fatto questa carriera. È stato lui che ti ha lanciato in televisione? Lui, assolutamente lui, Claudio Fasolo, insieme a Claudio. Sì, ci siamo divertiti moltissimo e nel 96 abbiamo condotto insieme Per tutta la vita, che per tutta la vita rimarrà nel mio cuore. Ecco. Poi eravate anche belli insieme. Siamo stati... Belli, una bellissima coppia TV. È vero, con Fabrizio abbiamo fatto tantissime cose insieme, siamo rimasti amici, e è bello ricordarlo, è davvero una persona che mi ha sempre salvata nei momenti, per esempio, che io non parlavo italiano, quindi era la diretta, sai com'è, e a volte non riuscivo neanche a uscirne fuori dalle gaffe. Succede anche a me che sono italiana. Succede a tutti, non importa, però non ce la facevo neanche essere me stessa perché ero tutto un po' rigida e impaurita. Ecco, lui era bravissimo anche a rilassarmi e a mettermi a mio agio. Grande Fabrizio. Sei sempre con noi. Cassetto verde per te. Cassetto verde. Attenta perché... Oddio, sì, no, mi dicono che è vero. Vabbè, prendilo tu, lo sai, è vero. Non ci posso credere, filo spinato, sì. Con un numero, 45. Che non ha detto per tanti anni neanche mio marito. Vi spiego. Sono nata in una città segreta che... per mezzo secolo non era neanche nella carta geografica, non si trovava e non aveva neanche il nome, ma aveva solo un numero. 45? 45. Cioè tu eri 45 per lo Stato? Praticamente sì, era come un... Perché ridi? Stai mangiando yogurt? No, e mi sono sporcata. Ho capito. Ma che posso fare così come bambini? Bianco su bianco non si vede. Hai ragione. Allora... vi spiego, quindi sono nata negli Urali, nel nord Urali, vicino a questa città che si chiamava Yekaterinburg, Yekaterinburg o Sverdlovsk. Ragazzi, è facilissimo, no? Era. Scusa per rotta. È vicina a Chietiscalo, no? Esattamente. Quella è la zona. È più o meno, vicino a Chietiscalo. Era 250 chilometri da questa città e noi avevamo solo un numero, cioè si chiamavamo Sverdlovsk 45, era solo un numero postale. E tua mamma che città... numero era? Cosa? Anche tua mamma era 45 o ogni persona era... No, era la città che si chiamava proprio come numero, non c'era il nome della città, era solo un numero, 45, e vedi? C'erano proprio tutta la città circondata dai muri con i fili spinati, cioè con il filo spinato che si vede, con le guardie armate che controllavano la città 24 su 24. Ma segreta cosa vuol dire? Perché mio papà è ingegnere nucleare, si lavorava con uranio, come dicevano a noi, i vostri genitori salvavano la grande madre Russia dai nemici che circondavano, insomma, specialmente America, ovviamente. E mi ricordo che io ho vissuto per tantissimo tempo con terrore di questo bottone rosso, il famoso bottone rosso che ci dicevano a scuola che potevano, in qualsiasi momento, potevano schiacciare questo bottone americani e noi andavamo tutti per l'aria. Cioè, non ti è mai capitato nei tempi di Guerra Fredda? Non eri ancora nata? Vabbè, no. Sì, ti è andata bene. E quindi mi ricordo che per anni io facevo fatica a dormire, perché addormentarmi, perché avevo paura. Vivi con l'ansia, sì, con la paura. Sì, avevo paura che non mi svegliavo, perché era sempre questo terrore e quindi dovevamo assolutamente fare queste bombe nucleari che faceva mio padre. Insomma, dovevamo essere preparati
proprio per la guerra fredda, che per fortuna non è mai diventata calda. Ecco, e quindi è così. Io mi ricordo solo, adesso sembra un po' inquietante, ma in realtà è un semplicissimo villaggio, circa 50 mila persone. Perché tu hai dei genitori, una sorella, cioè c'è una genitori, famiglia. Genitori, sorella, anche. Famiglia, si stava veramente bene, i boschi fitti, con mia mamma, mio papà, mia sorella. Io odiavo fare le fotografie e si vede. Ero sempre così, per convincermi ci voleva veramente solo papà. Io adoro mio papà proprio Boris Stefanenko è il numero uno. Boris si chiama. Sì. Con lui infatti è qui, qui sì. Sorridi. Sì, c'è cioè mio papà. Assomiglia, vero, Rosanna? Lui è bello russo. Bello russo. No, sto scherzando. Sì. Lui il mio bello, io volevo sposarlo da bambina, veramente, lo amavo, lo amo tuttora. Non sai come ti guarda, ti piace tanto la Stefanenko, dimmi. Beh, cioè, una cosa che portatrice sana di tantissime cose, quindi... Dimmi cosa, diciamole. Intanto di femore. Intanto sana. Di femore. Di femore è bellissimo. Ecco, e quindi sì, papà, mamma maestra di l'asilo nido, quindi chi era la città... buona a casa, mamma, papà, chi era quello che dava papà mi viziava, mamma era la saputa, sai, quelle che diceva non devi parlare così, non devi gesticolare, per esempio. Vabbè, per noi... Non si gesticolano. Non si gesticolano, no, è maleducazione. Sì, lo so. E infatti ma... ho trovato la mia patria. Sì, grazie, Italia. Ci sono dei maleducati, cioè, scusa, Anche per gli italiani. Io sono molto maleducata. Ma siamo tutti qua maleducati, meno male, siamo più emozionali. In Russia nessuno gesticola. No, sapete che quando faccio la televisione in Russia, all'inizio si scioccano, perché io sempre tocco, sai com'è, alla nostra. Loro alla invece, nostra. Buonasera, benvenuti, ecco qua, prego, così. Sono secchi, sono freddi, sono... Infatti, ma tu sei russa come loro, ti ricordi? No, sì, certo. Però ho portato la mia italianità anche nella televisione russa, che adesso mi amano proprio per questo modo, che comunque sai cos'è. Non è che sono stai proprio... Stai baciando la tua mamma? Mia mamma, sì, mia mamma che io adoro, Svetlana. Ma Svetlana, ti abbracciavo o tu hai imparato dall'Italia? Allora, effettivamente l'Italia mi ha insegnato proprio questa emozione, cioè far vedere emozioni, non aver paura, non vergognarsi insomma di queste emozioni, non aver paura di piangere, di dire a tua figlia che la ami alla follia. Ecco, erano molto più... severe, ma non perché anche lei era complessata a sua volta, perché cioè ex Unione Sovietica, eravamo tutti sovietici abbastanza complessati, da noi era diverso, anche l'educazione era diversa, ti dicevano che non è bello essere belli, che ti dicevano non devi amare te stesso, devi amare chi ti sta vicino, cioè tu devi essere proprio, ti dominavano, ecco, non potevi mettere orecchini, perché Maria per esempio non può mettere orecchino, quindi per me è stato un shock, perché mia mamma ha comprato orecchini quando avevo 15 anni, tutta la scuola mi ha fatto una testa quadrata che dovevo toglierli, perché assolutamente non va bene, perché dai fastidio agli altri, quindi eravamo tutti uguali come le pecore. E poi alcuni magari... Ovviamente tu parli per la tua esperienza. Perché per la mia esperienza, c'è una rivolta che arriva dalla Russia, capisci? Adesso. E non è periodo, fammi sta tranquilla, eh? Ora, dall'Italia ha imparato a gesticolare. Ecco. Dall'Italia ha imparato ad amare. Amare. Dall'Italia... Amare. Amare. Ho imparato a amare. Ho imparato tantissime cose. Italia è la mia seconda patria e sta sempre nel mio cuore. Io amo l'Italia e guai chi parla male dell'Italia, lo sai benissimo. E quindi quando vado anche in Russia mi nervosisco, se un attimo cominciano a dire ma fermi, non ci provate. I tuoi genitori amano l'Italia adesso, grazie a te. Sì. Ma perché? Sai che cos'è? In realtà noi abbiamo tantissime cose in comune. Dalla Russia arriva qualcosa. Oh mamma mia. Io e mia sorella Natasha viviamo in città diverse, ma anche in paesi diversi, e quindi ci vediamo molto raramente. Perciò in questa occasione voglio mandarti un grande saluto affettuoso. Ciao Natasha, ti voglio tanto bene e mi manchi. Vieni più spesso, tu, Luca e Sasha. Un bacio e un abbraccio, ciao. Natasha, figliola, ciao. Siamo contenti di dirti quanto ti amiamo. Ogni minuto con te accanto porta una grande felicità a me e a tuo padre. Tu sei la nostra figlia brava e bella, siamo orgogliosi di te, siamo orgogliosi della tua capacità di amare. Grazie per il tuo grande cuore amorevole. Vi stiamo aspettando tutti da noi. Che
carino, no, ma come avete fatto? Ma che bella sorpresa, ragazze, grazie, grazie Kate, ma veramente stanno bellissimo. Commentando su Twitter i tuoi racconti di quella Russia degli anni 90, anche anni 80, perché poi negli anni 90 sei arrivata in Italia e quindi è tutto il periodo di quando eri ragazzina negli anni 80. Dimmi, Farina. Sì, sono molto colpiti dal racconto, c'è chi Twitter racconta... Anch'io ho dei tuoi calzini, scusami se rompo belli? La poesia del momento, ma... Sono meravigliosi, non ho ancora capito la fantasia, ma sono molto belli. Ma guarda, non la capiamo. Comunque avevo dei tweet edificanti per una volta, infatti c'è chi Twitter, il racconto della Stefanenko vale più di un libro di storia contemporanea. Natascia divulgatrice, sono veramente colpiti dal modo che hai di raccontare questa verità russa, come hai detto tu. E parliamo di una famiglia felice comunque. No, la famiglia mia è meravigliosa. C'è da dire questo. Molto unita, siamo molto vicini e adesso sono anche, però mi raccomando, sono la sorella della nonna, perché mia sorella è diventata nonna, no. Sì, te lo giuro, e da noi in Russia, però zitti, non ci provate neanche, da noi in Russia si dice anche alla nonna, alla sorella. No! Una volta hanno provato, volevo ammazzarli, dico, amore, no, Natasha, basta, no, nonna Natasha, ma che nonna Natasha? Ma aiuto! Cioè, questo è il paese civile, zia, appunto, chiuso. Scusa, nonna sarà lei, la mia sorella, e io no, io sono la sorella della nonna, punto. In realtà vorrei anche scrivere il libro, questo è il mio progetto futuro, proprio perché ho diverse cose da raccontare e sto lavorando su questo progetto. Tu che conosci bene quella realtà, che l'hai vissuta, non a caso poi sei diventata ambasciatrice di una onlus che appunto fa delle cose importantissime sulle terre, non a caso qui abbiamo due tazze e quindi vi invitiamo a mandare degli sms al 45520 e si occupano di bambini che hanno dei problemi gravi oncologici. Sì, certamente, bambini malati di cancro. Allora, Sole Terre è l'associazione di persone davvero molto, molto serie che io collaboro con loro dal 2006. E questa volta noi stiamo lavorando su un progetto davvero molto importante, ma forse anche unico nel suo genere. Perché? Vi spiego. Allora, stiamo sostenendo una ricerca presso il reparto di oncoematologia pediatrica di San Matteo di Pavia nella produzione di farmaci cellulari che sono necessari per i bambini, praticamente per i bambini che devono subire il trapianto di midollo. Allora, perché? Perché prima e dopo il trapianto le difese immunitarie di un bambino sono molto molto basse. E quindi lui può per assurdo vincere il cancro, ma può morire di raffreddore o di un'infezione sciocca. E quindi questi farmaci cellulari proteggono il corpo e anche aiutano ad aggredire questa infezione, quindi in qualche modo combatterle. Il problema qual è? Questi farmaci sono tutti personalizzati, quindi ogni bambino arriva, le prendono il prelievo del sangue e dalle cellule fanno questo farmaco cellulare, non è chimico, proprio cellulare. E quindi ci vuole tipo un mese circa per avere questo farmaco, ma un mese il bambino che sta così male non ce l'ha e quindi rischiamo di perderlo. Ecco perché noi adesso stiamo raccogliendo questi fondi per arrivare a una banca di farmaci cellulari che sono questi farmaci a disposizione nel tempo breve e quindi si salvano la vita dei bambini. Al 26 maggio, fino al 26 maggio, sì. 45520. Perché insieme possiamo veramente fare la differenza. Grazie, diventate anche voi grandi contro il cancro. Grazie tante.